Buongiorno innanzitutto a tutti coloro che vedranno questo servizio. Come probabilmente sicuramente saprete, dal 1° di gennaio di quest'anno l'ospedale Lastaria è stato inglobato all'interno del Policlinico di Foggia. E siamo partiti con un'attività diciamo minima, che è quella che prevede la tenuta in campo, in piedi, dei reparti di medicina a lungo degenza. E da qualche giorno abbiamo anche implementato l'attività con l'attivazione del reparto di geriatria. Allo stato, nel nostro ospedale sono attivi 50 posti letto, oltre le prestazioni della dialisi, che sono appunto fornite, da un collega che fa parte sempre del Policlinico di Foggia, unitamente poi a un servizio di day surgery, che è collegato sia alla chirurgia generale che all'ortopedia. È chiaro che l'attività dal nostro punto di vista è un'attività che deve essere incrementata nel corso dei giorni, anche perché, come ritengo sia utile in ogni sistema sanitario, l'attività di un ospedale, anche se noi facciamo parte del Policlinico riuniti, è chiaro che l'attività del nostro plesso deve essere poi calibrata sulle esigenze maggiori della nostra popolazione. Quindi possiamo dire che in una fase iniziale, assolutamente iniziale, abbiamo inteso comunque mantenere attivi i reparti che già erano attivi, quindi nello specifico la medicina a lungo degenza, e maggiormente abbiamo la nostra direzione generale ha ritenuto utile quello di trasferire il reparto di geriatria da Riuniti a Lucera. Siamo in una fase di totale rinnovamento sia dal punto di vista edilizio sia dal punto di vista dell'implementazione del personale. A giorni ho parlato appunto con la nostra direzione generale, a giorni riceveremo un altro congruo numero di infermieri, di OSS, quindi per calibrare l'assistenza sui bisogni dei maggiori dei nostri pazienti ricoverati e credo che il Lastaria dovrà poi confrontarsi con le necessità che sono quelle proprie, ripeto, dei cittadini. Non a caso è stata attivata anche la radiologia nei giorni festivi, motivo per il quale il paziente che accede al nostro ospedale può effettuare una radiografia o anche una TAC nei giorni festivi, così come il laboratorio analisi ha dato una disponibilità di apertura anche nel giorno festivo dalle 8 alle 14, ovviamente sempre per i pazienti ricoverati. Ed è notizia di stamattina quella di implementare anche l'attività rianimatoria. Il nostro direttore generale intende coprire con il rianimatore per il Lastaria fisicamente qui anche per il turno pomeridiano, e la notte sarà assicurato un intervento da parte del rianimatore su reperibilità, che è un rianimatore in pratica che condividiamo con la casa madre, che è il Policlinico appunto di Foggia. Il reparto alle mie spalle è quella che dicevo che abbiamo identificato come geriatria, in pratica è un reparto in piena attività di recupero edilizio. Credo che saremo pronti a brevissimo, per cui anche i letti saranno posizionati a breve con tutti gli arredi. E proprio stamane, come dicevo, la direzione generale mi ha affidato altri 13 infermieri e 15 operatori sociosanitari per questo reparto. Come vedete, ci sono i pittori che stanno lavorando in maniera alacremente, quindi in maniera molto, molto attiva, e speriamo di completare al più presto il recupero edilizio.